Ed è di nuovo sera, la situazione è più o meno sempre la stessa, un altro morto, oddio. Bentornati in Prison Architect, riprendiamo con la nostra prigione attorno ai 100 carcerati e mi sembra che abbiamo già preso l'obiettivo per i... No, non l'abbiamo preso, ma prendiamo immediatamente l'obiettivo di arrivare a 200 carcerati. E per arrivare a 200 carcerati, però, con il numero attuale di con le celle attuali, cioè non con le celle attuali, ma con le celle che voglio arrivare a costruire, vorrei avere una struttura con delle celle con più di un posto. Andiamo quindi a vedere in burocrazia. Ho effettivamente lo small cell. Non so se mi permette però di costruire delle celle A2. Allora, andiamo a creare un piano. Andrei a creare esattamente a 1, 2, 3 di distanza. 1, 2, 3. E farei delle celle di 4x4. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 e questi sarebbero 10 con altri 4x4 dall'altra parte. Arriveremo a 20 per sostanzialmente casermone. Allora, così e così. E direi che ci conviene provare direttamente a costruirlo e vediamo cosa succede. Void in brick, void in concrete, concrete. Perfetto, con un'entrata da questo lato, wall and doors, doors, large jail door, eccoci qua. E in questo momento questa struttura sarebbe all'interno della rete. E quindi andiamo anche direttamente a costruire una rete molto più larga. Fence. Non da qui, ma da qui. Allora. E andrei più o meno fino al limite della mappa. Non ho effettivamente visto se... Perfetto. Allora, intanto la situazione sta diventando nuovamente con il nuovo giorno incandescente. Sento già i taser partire e abbiamo un sacco di gente qua pronta per essere incarcerata. Avevamo il problema delle cucine che sembrerebbe essere risolto, spero. E ora vediamo se basta il cibo. Un pochino più piano.
Qui c'è stata una piccola ribellione. E stiamo trovando un po' la qualunque come al solito. Quanta gente aspetta ancora una di poter uscire con la condizionale? 38. E devo dire che invece come cibo non siamo ancora a posto. È partita un'altra. Ecco, abbiamo il nostro primo morto del giorno. Speriamo non sia uno dei miei informatori. Era un matto, pazienza, ecco, ancora. C'è molta. Allora. C'è molta. Sono molti attaccabrighe ultimamente. Allora, non so se effettivamente questa struttura riuscirebbe a essere costruita perché c'è in mezzo appunto la cancellata e ho visto che si sono fermati più o meno sul bordo. E proviamo a rimuoverla e a inserirla di nuovo. E anche a costruire una porta. Allora, questo prigioniero che non è neanche entrato ha già bisogno del solitario, ma temo non ci siano celle a disposizione. Qua non so se c'è stato un incendio o che. Ma per qualche ragione questa cella era non era utilizzabile, andiamo a vedere le altre. Anche questa per qualche ragione non era utilizzabile. Ah no, perché ci sono le padded. Mettiamo comunque solitario questa. Non so se ho tolto tutte le padded solitari. Ne mettiamone una. La situazione si sta calmando, vediamo se sembra che serva ancora una cucina. Allora, non posso assegnare, penso,
carcerati per fare il servizio di cucina. Mettiamo giù un altro paio di cuochi, vediamo se la situazione cambia. Andiamo a vedere il punto di vista logistico sul cibo. Qua il supply è sotto, qua il supply è in pari. Oddio, e questo da dove è scappato? Una corda da queste parti. Ma non avevo messo raddoppiato dappertutto. Come ha fatto a scappare? C'è un tunnel. Mistero. Non è qua. Mistero, comunque ho già completato questo giorno. Allora, questa sarebbe da 20, ce ne servono altre 4 uguali. E abbiamo ancora un bilancio inattivo. Allora, la carpenteria dovrebbe fare anche i letti. Non so se li fa in automatico o se ha bisogno di qualche ordine. Cominciamo ad avere qualche informazione sui criminali che abbiamo a disposizione. Nel mentre continua la costruzione della nuova struttura, sono di nuovo tutti a dormire. È morto qualcun altro qua. Non so bene cosa gli sia successo. Ci sono alti livelli di contrabbando ancora. Allora, qui manca l'elettricità a tutti i collegamenti dell'acqua. Probabilmente qualcosa che è andato a fuoco anche qua. Qui è tutto collegato. Spero anche l'impianto antincendio. Vediamo se possiamo costruire il resto dei muri. No.
E vediamo. Allora, quello che voglio costruire qua sono delle celle. Allora, se io metto giù un... No, non posso ancora costruire perché non è ancora formalmente completato. Quindi stiamo a vedere, intanto sono ripartiti subito i taser. Andiamo a vedere un pochino com'è la situazione. C'è sempre un po' di freddo, ricreazione, famiglia, esercizio, igiene, solite cose, mentre per i nostri lavoratori c'è sempre freddo, riposo, un po' di cibo. Grosso problema è la temperatura. Ed effettivamente qui mancano i termosifoni e qui non sono collegati. Vediamo se possiamo farci qualcosa. Sostanzialmente i termosifonici sono ovunque, ma l'acqua calda non arriva fino in fondo. Qui non arriva proprio. Quindi direi di fare un altro impianto con qua un nostro bel boiler. Boiler, non lo vedo. E la sua bella connessione elettrica. L'ho messo un po' davanti alla porta il boiler, quindi leviamolo. Ho leviato anche la connessione. Ok. Qua manca totalmente il muro, cosa non molto bella. Ed è forse proprio da qui che sono scappati, eh no? C'è comunque una... Sì, c'è comunque una... Ecco, un'altra fuga. Non riesco a capire dove siano il punto critico. E forse ci abbiamo anche dei problemi di consegna. Allora, qui è export, qui è garbage, qui è deliveries. Allora, andiamo a mettere un'area nuova per le deliveries. Che ovvero è tutta questa. C'è già in realtà tutta quest'area per le deliveries, quindi non capisco il problema di questa zona. Non capisco neanche bene cosa mi stiano segnalando qua e che tipo di problemi ci siano con i
con le materie prime. Fatto sta che i camion avanzano lentamente. Ok, hanno cominciato a liberare un po' questo spazio. E cominciamo ad avere un problema di numero di criminali in sé troppo alto. Allora, può essere qua che il problema sia di nuovo il fatto che non c'è accesso per la costruzione. Andiamo a mettere le porte e vediamo se la situazione migliora. Ok. Dovrebbero mancare pochi punti. Sono arrivati i nostri carcerati, qui ci sono una fila infinita di camion mezzi vuoti. Se non altro il sistema è in questo momento inattivo. Certo, non siamo esattamente in pari con il cibo. E siamo nel mezzo di un grosso investimento, quindi non è detto che riusciremo a rimanere in attivo in eterno. Però possiamo. È stato trovato un bel tunnel. Un bel tunnel che stava cominciando a avvicinarsi all'uscita. Vorrei sistemare anche la situazione ingressi e uscite, cioè, ovvero raccolta di rifiuti e accesso, consegne. Ok, vediamo se ce la facciamo a completare questa struttura. Abbiamo un altro morto qua fuori ed è un operaio. Quindi qualcuno sta anche rubando le chiavi, temo. Questo da dove viene? Spero che sia completato il bordo della prigione, perché mettiamo giù un altro bel poliziotto qua pronto proprio per lui. C'è gente che sta girando in punti dove non dovrebbe girare.
Ed è di nuovo sera, la situazione è più o meno sempre la stessa, un altro morto, oddio, è la nostra parole officer, andiamo bene, abbiamo bisogno di una guardia qua immediatamente, possibilmente che massacri di botte, dopodiché ci servirà purtroppo che una guardia sia assegnata a questa stanza. Andiamo bene se anche quando vanno a fare a discutere per la libertà vigilata ammazzano gli avvocati. Siamo proprio una bella prigione. E direi che con questo evento non lieto e con la fine di un secondo giorno, oramai siamo entrati nel ritmo che, in un ritmo dove facciamo 2 giornate per ogni puntata. Qua probabilmente c'è anche da ricostruire qualche muro. Temo. Queste zone incendiate non si capisce molto bene se sono a quanto siano a posto, quanto non siano a posto. E appunto, avendo fatto 2 giornate anche in questa puntata, direi che per ora ci salutiamo e spero che nella prossima puntata di riuscire a vedere se riesco a costruire le camerate con i letti a castello. Alla prossima puntata!